squadra dei volontari guidata dal cuoco Antonio Di Grezia, al lavoro dalle prime ore di questa mattina nella cucina della mensa della cittadella della Carità per preparare il pranzo ai bisognosi. Il pasto, nel rispetto delle norme anti-Covid, sarà consegnato agli indigenti attraverso l'oblò della mensa. All'interno della struttura di Via Morelle Silvati potranno consumare il pranzo solo gli ospiti del dormitorio. I numeri della distribuzione di beni alimentari per le famiglie bisognose sono la spia della drammatica emergenza sociale che attanaglia anche la nostra provincia. Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, 100 le confezioni con il pranzo di Natale ritirate, ben 500 i pacchi di alimenti distribuiti in questi giorni, esauriti da tempo i posti del dormitorio. A riparo di un tetto nella cittadella della Carità, soprattutto avellinesi e residenti in provincia, i nuovi poveri partoriti dalla pandemia, il cuoco Antonio Di Grezia, 80 anni, di Mercogliano, è come sempre in prima linea per cercare di rendere meno amaro il Natale ai poveri. E qui infatti facciamo una calamarata adesso, un antipasto di mare, un pochettino di pasta con gamberetti e zucchine, poi facciamo del baccalà in umido, poi facciamo dei moscardini, un pochettino di seppia con un piselli, insomma non è che un bel menù bello ricco, ci sono 5-6 portate insomma. Da quanti anni stai qua nella cucina della mensa dei poveri? Sono nel 2008, adesso sono 14 anni. Una vocazione la tua, no? Sì, è stata sempre così, è una vocazione che è nata da quando ero così piccolino. Anche perché tu facevi bene l'altro mestiere, tu lo sai, un perito meccanico. E qual è la soddisfazione che... È la soddisfazione che proprio in questo momento che sta questa pandemia che c'è, è proprio importante dare una mano ed aiuto a questa povera gente che ne ha tanto bisogno. Una carezza ai bisognosi, a te e anche alle volontarie. Anche a loro che collaborano insieme a me, ma proprio da parecchi anni. C'è sta quella signora lì che sta quasi da più o meno all'età mia che sta qui in mensa. Qualche anno in meno però... Quanti anni? Sono 11 anni. Complimenti a tutte per il lavoro che svolgete, perché anche questa è una missione. Come? In questi tempi difficili poi. Certo, è importantissimo dare un aiuto. Per lei, per tutti voi, che significa questo pranzo e soprattutto servire i bisognosi? Senti, è il secondo anno, andò che sto qua nella mensa. Veramente è una cosa troppo bella per me, perché non solo ti trovi con tutte loro, e poi quando arriva la gente è bello che tu gli dai quel piatto caldo, ti senti soddisfatta. Grazie, auguri a tutti. Grazie. Auguri. Grazie. Grazie a te.